noi abbiamo detto come città, quindi il nuovo piano strutturale deve avere un unico paletto. Ogni cittadino che abita a Firenze deve avere un parco o un giardino a meno di 10 minuti a piedi. Cioè la pedonalizzazione del Duomo, l'idea è, ragazzi, di andare un pochino più a piedi. Non è un atteggiamento ideologico. Tutte le grandi città vanno a piedi. Qui c'è le case nuove dell'edilizia popolare, quello non so se avete presente. Ciao cane. E qui c'è la mensa della Caritas, questa è via Baracca. Sì, la mensa. Capito qual è? Qui c'è tutta un'area, tutta verde qui, che è piena di sterpagli. E questo qui è tenuto non male, malissimo, però è privato. Quindi noi non possiamo intervenire se non con ordinanza di... Cioè, le piagge e quest'area qui. Quest'area qui va tenuta assolutamente in collegamento con le piagge. Una pista di 2000 metri è una pista che non puoi fare gli intercontinentali, però vai. Qual è il punto? Qui c'hai un problema di inquinamento in questa zona qua, inquinamento acustico soprattutto. E di qua a Montemorello, perché poi sta cambiando, qui Quinto Basso rompe le scatole a Quinto Basso l'aereo, molto spesso. Allora io dico, se la metti così, va bene, monodirezionale, non esiste la piana. Tu vai, è vero, c'hai un inquinamento acustico di quest'area, però è un inquinamento acustico. E il parco della Piana è collegato con il parco di Castello e con il parco delle Cascine. Se tu la metti così, qui si atterra con il vento fino a 9 nodi e mezzo, di qui si atterra con il vento a 23 nodi. Meglio così. No, meglio così no, per come la fanno fare, però voglio dire. Se potessimo parlare in termini nautici, direi che questo è un porto naturale, nel senso che... Condivido sempre. Allora dico, la Firenze-Pisa di fatto impiegheremmo lo stesso tempo di quanto non ci New York, Heathrow, JFK o da qualunque città europea al centro. Condivido. Per cui non converrebbe a livello regionale ovviamente, non partigiano, e di potenziare Pisa come davvero un grosso aeroporto internazionale. Allora, i geoblog sono basati sulle mappe interattive, l'idea sarebbe portarlo sul web e questi post-it far iscrivere sia ai cittadini che agli esperti e confrontare gli stakeholder, ma sulle mappe interattive, perché questa è bella. Siamo molto contenti di questo tavolo, perché la questione va trattata su questa scala prospettica. Se non hai una cosa di questo genere, anche con le persone, con i cittadini, non riesci a... Tu mi vada un 20 cm più un quarto, mi pigli anche il Duomo. Sì, va bene. Quando io dico di spostare la stazione alta velocità, chiedo a Moretti di dare i soldi per le stazioni, perché tu oggi hai un sistema di treni che è Sesto, Castello, qui c'è una stazione per Fetti Ricasoli che nessuno sa che c'è e che va messa in moto, qui c'è una stazione a Peretola che nessuno sa che c'è, si sa che c'è, ma va messa in moto, qui c'è il treno dalle piagge alle Cascine che arriva da Leopoldo a Nuovo Maggio, qui c'hai fino allo Smannoro e dovresti portarlo fino a Campi, o tu sei in grado di fare... Cioè la metropolitana a Firenze ce l'abbiamo già. Vuole dire, qui c'hai a Castello, c'hai la stazione. Vuoi andare alla Cittadella Viola se si fa? Ci vai in treno? Cioè tutto è metropolitano. Tutto è metropolitana. E allora diventa una metropolitana di superficie, tranquilla, serena e non hai problemi. No, no, ma io ho detto che se non riesco a sistemare le Cascine vado a casa. Cioè una delle cose sui 5 anni su cui sono valutato è se le Cascine tornano a essere un parco o no. Non lo so, magari vuoi a casa, non voglio dire.